Nel match di ritorno della semifinale di Pool Scudetto, il Pineto perde 2-0 in casa contro il Sestri Levante, gara condizionata dal caldo e dagli episodi che girano a favore dei Liguri. Già al quarto imbucata di Marquez per Podda, Mercorelli compie un miracolo nell'1 contro 1. Alla mezz'ora Nonni cade in area e tocca il pallone con una mano per l'arbitro e calcio di rigore. Pane trasforma per lo 0-1. Il Sestri Levante approfitta di un momento di sbandamento del Pineto e raddoppia immediatamente. Conti va sul fondo ed effettua un traversone basso sul quale da due passi Troiano insacca a porta vuota. Terza tegola per il Pineto al 38esimo, Maio commette fallo di reazione su Troiano e va sotto la doccia, lasciando i suoi in 10. Nella ripresa Mauro getta nella mischia Njambè per dare più peso all'attacco, ma la prima occasione è ancora per il Sestri Levante con Marquez che dal limite controlla e fa la barba al palo. Il Pineto prova con Losicco, ma la conclusione è centrale. Nuovo tentativo per i padroni di casa al 32esimo con Njambè che sugli sviluppi di una punizione non inquadra la porta. Poco dopo è la volta di Losicco penetrare in area dal lato corto e concludere violentemente in diagonale. Niente da fare per il centrocampista biancazzurro. Forte riceve 20 metri in sacca con un fendente all'angolino. L'arbitro inizialmente assegna la rete, ma il guardaline ne richiama l'attenzione segnalandogli il fuorigioco. Allo scoccare del 90esimo è Cominetti a concludere al giro dal limite, trovando la risposta strepitosa di Mercorelli dal corner traversa piena di Oliana, che chiude la cronaca di questa gara. Il Sestri Levante conquista la finale di Pool Scudetto, KO che non cancella la stagione strepitosa del Pineto Calcio. Straordinaria è poco per quello che è stato fatto, perché vincere il campionato e vincere la Coppa Italia sono due risultati storici per questa società, anche per tutto l'Abruzzo, quindi un grosso complimento a questi ragazzi per quello che hanno dato nel corso della stagione. Oggi avremmo voluto chiudere in bellezza, perlomeno centrare la finale, però gli episodi un po' hanno deciso, drizzato la gara in modo favorevole alla squadra avversaria, e si è notata un po' di stanchezza per quanto riguarda la nostra squadra, ma era normale che siamo nel finale di stagione e giocando un uomo in meno perché quasi tutto il secondo tempo e una parte del primo. Però non ci siamo mai disuniti, siamo stati sempre in partita e ancora la squadra, ecco, ha dimostrato il proprio carattere, ha avuto qualche occasione anche per accorciare il risultato. I ragazzi hanno dato tutto, quindi dobbiamo essere contenti di quello che è stato fatto. Sì, adesso in settimana avremo un incontro, quindi poi vediamo un po' le condizioni, i programmi della società, che anche la stessa società si trova di fronte a un campionato importantissimo, bisogna valutare un po' tutte le situazioni, e sia per il mio modo di lavorare sia per il modo di lavorare la società, vogliamo farci trovare pronti per ben figurare anche in Lega Pro. Sarà difficilissimo, però dobbiamo vedere nei dettagli tutti i particolari. Sì, dal mister, dallo staff tecnico, dai direttori sportivi, dalla scelta dei giocatori che poi andranno a disputare un campionato di Lega Pro, di Serie C. Faremo parte delle 60 squadre presenti in Italia di Lega Pro, quindi non è poco. Abbandonare il dilettantismo e proiettarsi in uno scenario professionistico, penso che ciascuno di noi debba imparare, debba andare a scuola per apprendere i fondamentali giusti per portare avanti questo campionato. E intanto una premessa d'obbligo, voglio ringraziare il Presidente, persona squisita che noi ovviamente non conoscevamo, ma quello che è qua fuori è qualcosa che deve essere da esempio per tutti, anche per noi, cioè dobbiamo anche noi prendere spunto da queste cose, quindi già questo è la premessa principale. Riguardo alla partita, per noi è stata una partita diversa dalle solite, perché noi abbiamo fatto un modulo che non abbiamo mai fatto quest'anno, mancandoci Candiano, che è il trequartista, secondo me uno dei giocatori più forti della categoria, e abbiamo dovuto adattare qualcosa e provare un 3-5-2 che effettivamente ha funzionato rispetto all'andata, che avevamo fatto una cosa diversa. Quindi devo essere soddisfatto, però non ho avuto la percezione fino all'espulsione di una squadra dominante sull'altra, devo dire la verità, cioè se la partita era equilibrata, quindi poteva anche finire in maniera diversa fino almeno all'espulsione. Poi è ovvio che l'espulsione di Maio ha condizionato tutto, poi già il punteggio era pesante, quindi ovvio.